Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul nostro canale. Oggi vi portiamo una nuova guida, ossia come prendere le chiavi del carceriere che ci serviranno per sbloccare un NPC importante per i maghi. Comunque, primo step, siamo alla capitale profanata, proprio al primo falò. Buttatevi, ci sono delle scale, io qua mi butto perché ho l'anello del gatto e quindi attutisco i danni. Proseguite da questa parte. Fate attenzione perché nonostante molto piccola la zona può risultare labirintica. Qui ci sarà un gargoyle, però come vedete se lo ignorate non dovrete lottare per forza. Questa zona è piena di buchi, perciò se sto facendo sto giro alla fine è soltanto per evitare di caderci dentro. L'oggetto a sinistra, se non ricordo male, dovrebbe essere qualcosa di poco conto. O comunque non è un collezionabile, anelli o robe. Ah, ecco, una moneta d'oro arrugginita. Insomma, non tanto di poco conto. Ed eccoci arrivati in questa zona piena di melma e schifi. Adesso dobbiamo raggiungere l'altra parte, proprio quella che ho indicato, facendo molta attenzione perché questa zona vi intossica. Come vedete, l'intossicazione sale molto velocemente, che è più pericolosa dell'avvelenamento. Comunque, se siete veloci potete anche scappare dai nemici che ci sono e salite le scale. Qui, se entrate a destra, c'è un mimic da far fuori che vi darà un oggetto interessante. Idem quel personaggio che trovate lì, vi darà un altro oggetto interessante. Comunque, andate via, anche se vi sente non vi seguirà dietro. Qua non fermatevi davanti perché ci sono due nemici invisibili che vi maledicono. E proseguite da questa parte per prendere le chiavi. Chiavi che mi hanno fatto impazzire, letteralmente. Comunque, ritornate al falò capitale profanata, che è la via più veloce, diciamo, per andare a liberare Carla, perché si trova nelle prigioni di Irithyll, però per l'appunto andarci dall'inizio delle prigioni è un po' lunga. Invece noi facciamo la strada al contrario e facciamo subito. A metà ponte circa vi attaccherà un gargoyle, ma stessa cosa di prima, se insomma correte non avrete problemi. Eccoci qua, alla prigione di Irithyll, piena di questi nemici che maledicono e sono gli stessi che vi ho detto prima che erano invisibili. Ecco. Fate attenzione perché sono pericolosi proprio per il fatto che maledicono e vi accorciano tantissimo la vita e con un colpo vi possono uccidere. Facciamo fuori questo che ci ha seguito. Come vedete in alto a sinistra la vita scende sempre di più. Poi con un colpo del loro saldatore fan presto a farvi fuori. Comunque qua velocizzo un po' per recuperare. E dopodiché, ecco qua, dove usare le chiavi del carceriere e sbloccare questo NPC utilissimo per i maghi, in quanto è per l'appunto una strega. Inoltre potremmo dare a Carla, si chiama Carla questo personaggio, sia i tomi della piromanzia, quelli oscuri, diciamo, quelli che Cornix non accetta, e anche i tomi oscuri, quelli che vi insegnano miracoli oscuri, che se darete a Irina verrà pian piano corrotta dall'oscurità e ne seguiranno, insomma, altre cose. Quindi se vorrete tenervi Irina, salvate Carla. Quindi entrambe le volte dite di volerla salvare e lei si teletrasporterà al santuario del vincolo. Detto questo, praise the sun. Ciao a tutti ragazzi!